Castellano, buonasera, saluti, ben trovato. Buonasera e salute a te, caro Lucio. Stiamo rivedendo i filmati della serata del pomeriggio eccezionale nella sala del Comune di Sorrento il 27 febbraio per Premio Sorrento nel mondo agli olivicoltori. agli olivicoltori, sì. Ha avuto dei risvolti, ha avuto un seguito come ci proponemmo. Quella occasione era solo per diciamo così, accendere un segnale, dare una spinta. Sono sicuro che voi vi siete dato da fare in qualche direzione. Come si è sviluppata quella situazione? Allora, per chi ha dato uno sguardo superficiale alla manifestazione è riuscito benissimo perché abbiamo avuto il piacere, l'onore di avere i sei sindaci della penisola venuti a ritirare il premio Sorrento nel mondo agli olivicoltori. Quello che per me, che io sono un critico prima di me stesso, devo dire che mi sarei aspettato un maggior afflusso di olivicoltori, i quali sono venuti, ma non così numerosi come io pensavo. Oh, Ma il loro coinvolgimento era indiretto e quindi il sindaco è subentrata alle loro aspettative. Quindi io olivicultore, che ravni a fa? No, dovevano venire perché la seconda parte della manifestazione, quella che Eccola. a me premeva di più, era un dibattito, cioè gli olivicoltori, essendo presenti i sindaci, essendo presenti anche altre autorità in materia, avrebbero dovuto esporre quelli che erano i loro problemi, quelle che erano le loro esigenze, le loro richieste, sarebbe dovuto stare un dibattito. Questo dibattito c'è stato relativamente perché non hanno chiesto molto intervenire, anzi io in questo caso devo fare le mie scuse al capitano Milano, uno dei responsabili della Sirena d'Oro, del consorzio DOP dell'olio, perché non ha avuto modo di esporre tutte le cose che voleva dire. Mi dispiace che gli fu dato pochissimo tempo e io gli porgo adesso le mie scuse ufficiali. Quindi avrebbe dovuto avere dei sviluppi che non ha avuto perché non c'è stato un grandissimo interesse da parte degli olivicoltori, cosa che io invece mi aspettavo. E allora come possiamo fare per richiamarli e per formare una benedetta associazione, cooperativa, qualcosa di gruppo che li unisca e li metta insieme per poter andare a bussare alle porte di chi? Questo dipende dalla loro maturità. Quello di associarsi è un problema loro. Quello che io devo dire, premetto che nel corso della preparazione di questo premio nel mondo, io mi sono fatto accompagnare da una persona molto importante alla regione. Sono stata presentata a una grossa carica elettiva della regione che mi ha fatto parlare con dei funzionari addetti appunto ai contributi, ai Ah, finanziamenti, niente di meno, siete partiti e siete andati al centro direzionale di Napoli. Naturalmente, E con chi avete parlato? Ditemi qualche nome. ma io non vorrei fare nome di politici, non, Va bene, va comunque bene. ero un pezzo grosso, Che ambasciata avete un esponente. portato? E questi signori mi hanno detto: signor Castellà, portate qua, vengano qua degli olivicoltori associati in una forma cooperativa, consorzio, eccetera. Ci sono i finanziamenti, noi gli facciamo i progetti, li realizziamo e tutto. Ora, questo signore che molto cortesemente mi accompagnò allora, mi ha richiamato oggi dicendo, perché io l'avevo reso partecipe di questa mia non completa soddisfazione, dicendo, Michele, io ho parlato con i funzionari della regione, i quali sono disponibili a venire a Sorrento. Se c'è un incontro con gli Ah, olivicoltori ah. interessati, venire a Sorrento e a spiegargli come funziona il tutto, quali finanziamenti possono avere, come li possono avere, eccetera, eccetera. Se tu metti insieme questi olivicoltori interessati, io ti mando questi funzionari e illustreranno tutto quello che si può avere e come si può avere. Bellissimo. Allora io mi Quindi propongo, vengono loro qua, verrebbero si qua. crea una piccola task force che viene a spiegare A tra spiegare. i dottori commercialisti, tra gli esecutori, gli agronomi, i ragionieri Principalmente gli amministrativi. interessati, gli olivicoltori, noi vogliamo metterci insieme per avere finanziamenti, vogliamo fare un oleificio sociale, vogliamo fare un prantoio sociale, tutto quello che hanno in animo di fare, si vedrà un po' come fare per continuare. Allora io cosa mi propongo adesso? Di interessare quello che adesso ho detto a te, Carucci, di
comunicarla agli assessori e alle attività produttive dei 6 comuni per tentare appunto di far arrivare agli olivicoltori, loro tramite, questo messaggio, in modo che se si riesce a mettere insieme un certo numero di persone interessate, faremo venire queste persone, questi funzionari della regione, e vedremo se riusciamo ad accendere una piccola miccia, a far iniziare qualche cosa. Questi mi rinfacciano sempre, questo signore, che posso pure come si chiama Vincenzo, vabbè, non importa di no, mi rinfacciano sulla costiera amalfitana. Noi abbiamo dato contributo, abbiamo finanziato opere di sistemazione degli agrumeti, eccetera. Perché sulla costiera fiorentina questo non si può fare? Caro Lucio, noi siamo pronti al vostro fianco. Con la redazione di Positano noi di coinvolgere in primis gli assessorati alle attività produttive e poi gli olivicoltori e poi eventualmente coloro i quali gestiscono le partite IVA, uffici di ragioneria, economati, in modo da avere la costituzione di un qualche cosa che ci possa meglio assistere. Oh, Luci, io ho molto fiducia in Positano News e in te. Che noi ve ne ringraziamo. Perché certamente tramite voi, tramite Positano News, il messaggio arriverà più diretto e più efficace ai destinatari. Grazie. Ti ringrazio e ti saluto. Ma ci vedremo ancora per aggiornarci, perché a noi ci piace io seguire. Adesso ho trovato vabbè, la soluzione ai miei problemi e facciatamente ne approfitterò ancora. Grazie di nuovo. Grazie a te e saluti.